Ed eccoci qua carissimi amici, io sono purtroppo tornata in quella del mio studio e ovviamente mi mancano un sacco sia Igor Pasin che Stefano Bandini dei Cresti Bulls che ho avuto modo di avere a fianco a me mercoledì scorso. Devo dire che è stata una puntata che ha riscosso un grande successo, se ne parla ancora. Ci hanno definito il trio altro che Jalappa's Band, la Jalappa Country e quindi devo dire che penso che a breve inizieremo un'altra avventura di questo genere. Ma vi lascio un attimo in sospeso perché è una grande idea, ve ne voglio parlare bene. Inizio come sempre con scaldarvi con dell'ottima musica. Come ben sapete sono stata al concerto di Bo Porter, realizzato, organizzato dall'Italian Country Family a Cavriago, Reggio Emilia, qualche tempo fa e quindi inizio questa puntata proprio regalandovi un frammentino di questo grande concerto live e poi più avanti durante il pomeriggio ve ne farò ascoltare un pezzo un po' più lungo, tanto proprio per scaldarci un po'. Per tutti voi, Bob Porter e Chris Reeve. Come non detto, mi fermo subito, non ho capito perché non funziona, perché prima facendo le prove andava perfettamente, ma purtroppo dopo vedrò, vi metto su un altro speciale e intanto controllo perché mi faceva proprio piacere condividere con voi questo frammentino di Bob Porter. Allora, iniziamo questa grande puntata, siamo giunti alla 26esima puntata con tantissime grandi novità, ve le snocciolo durante il pomeriggio, mano a mano che affrontiamo i vari argomenti. Il primo che vi dico è questo: è stato un grande successo appunto il mercoledì scorso quando ero al Country Road insieme a Igor Pasin e a Stefano Bandini e da lì è nata, veramente in realtà era nata già qualche mese fa, ma poi l'avevamo un po' lasciata così sfumare. Mercoledì scorso invece dopo questo grande successo abbiamo focalizzato questa grande opportunità. Ve la dico subito e segnate la data, dal 7 di maggio parte The Country Voice in the Night. Tutti i lunedì sera da mezzanotte in poi saremo in diretta dal Country Road con Igor Pasin. Vi daremo anche un numero di telefono per cui potrete telefonarci per fare domande, per avere risposte o semplicemente per parlare di musica. Avremo videoclip, potremo guardare videoclip selezionati dai nostri grandi DJ come Loris DJ, Gianluti X, Renegade DJ e tanti altri. Si parlerà appunto con Igor Pasin della storia della musica con ospiti sia in studio che non. Quindi, save the date dal 7 di maggio, The Country Voice in the Night, da mezzanotte in poi, per iniziare questo programma insieme dedicato proprio al mondo country, al mondo della musica country. Ed ora, visto che parlavamo di Igor Pasin, vi porto con lui in questa lunghissima intervista dove si parla di tutto, si passa dalla musica al ballo e si ritorna alla musica. Vi lascio sempre col proseguo dell'intervista di 2 puntate fa, visto che la volta scorsa era in diretta e vediamo cosa ci racconta oggi, comodamente seduti dal divano del Country Road, Igor Pasin. Sì. E siamo tornati qui al Country Road. Pasin per questa meravigliosa intervista che è iniziata secoli fa e non so quando finirà, ma a me piace ascoltare e quindi vi invito a condividere con me questa emozione. Igor, Eccolo qua. andiamo. Spero che anche a voi piaccia ascoltare, non solo a lei, perché ce n'è tanta da dire. Per cui proseguiamo nella nostra intervista. Eccoli qua. Quindi Dopo 3 o 4 anni era arrivata l'esigenza di inventare qualche cosa perché effettivamente ciò che arrivava dall'America era molto poco. Non c'era internet, non c'era YouTube, non c'era assolutamente nessun collegamento mediatico attraverso la rete, diciamo così, che poteva tenerti aggiornato su tutto ciò che succedeva. Anche perché il country che piaceva a me sinceramente non era commercializzato, perciò non aveva nessuna struttura che potesse andare a divulgare la conoscenza.
Perciò si faceva tutto tramite un passaparola di chi viveva quella determinata situazione. Ad oggi invece la percezione è completamente diversa, perché hai già delle basi di movimento, hai già delle basi musicali, hai già delle basi di quella che può essere una cultura country, e lì c'è la volontà di poter portare un tuo modo di vivere la musica con i tuoi passi, perché è una situazione che si è evoluta ed è diventata l'ordine del giorno. Perciò molti dicono: ok, adesso mi ci metto anch'io a fare un ballo. Una volta non c'era questa cosa, è nata proprio molto molto precariamente, a piccoli piccolissimi passi. Diciamo che dagli inizi degli anni 90 fino al 2000 non c'è mai stata questa esigenza di creare dei balli. Si è formata principalmente nel 2007-2008, quando attraverso YouTube si vedevano i balli inventati da ragazzi qui in Europa, in Spagna principalmente, perché erano i primi concorsi portati ad essere visualizzati attraverso internet, perciò la conoscenza, la visibilità delle utilizzavano questi mezzi, e perciò lì è nata anche l'interesse per capire come funziona, per capire cosa fare e quant'altro. Fino al 2005-2007, come ho appena detto, come date, quelli che inventavano dei balli erano dei maestri che lavoravano assiduamente e erano arrivati dei punti in cui non arrivavano più dei balli dall'America o attraverso i collegamenti tradizionali, non attraverso internet, che passavano delle musiche ballabili o delle coreografie. Perciò già lì qualcuno di queste persone, che comunque erano molto pochi, inventavano qualche ballo. Il mio primo ballo era stato nel 93, ma era stato perché richiesto ad un festival in Germania di portare qualcosa di nato in quel determinato stato. Non perché si volesse diventare coreografi, ma per portare un qualche cosa che fosse Più nato lì. tradizionale, Non ok. tradizionale, perché tradizionale corrisponde a una tradizione. Ah, dovevi proprio Lì inventarlo inventare nuovo. un qualche cosa che potesse essere inerente a quello che era la situazione e che potesse rappresentare uno stato. Io non mi sentivo sicuramente un rappresentante dell'Italia per quanto riguardava il country. Ero piccolo, appena nato, non avevo quella grande esperienza, però ero uno dei pochi che facevano questa disciplina, e volendo andare a partecipare a questi Contest, eventi. ah. Ok, allora ho detto: va bene, ne facciamo una e vediamo Come di viene? portare un qualche cosa per esserla presenti e portare la bandiera dell'Italia, diciamo così. Perciò avevo inventato un ballo che ad oggi è conosciuto come Ghost in This Guitar. All'inizio era nato su un'altra canzone, aveva un altro nome. Il nome Ghost in This Guitar è stato fatto nel 96 per quanto riguarda questo ballo, quando l'ho ripubblicizzato con la canzone Ghost in This Guitar dei The Ranch come gruppo musicale. L'avevo fatto nel 93, ma qui in Italia non ha avuto successo perché era troppo difficile. Ad oggi fa parte dei balli semplici, Semplici, ma nel pensa, 93 pensa. era troppo difficile. Perciò c'è stata tutta questa evoluzione che ci ha portato ad avere una percezione comunque diversa rispetto a quella di anni fa. Ed è per quello che adesso si ricerca ad inventare molti balli, perché è una percezione che ad oggi ci sembra molto alla moda, diciamo Alla moda. così. Caspita, quante cose interessanti, e però ho 3.000 domande ancora da fare, quindi ci rivediamo al prossimo appuntamento, sempre qui su questo divano, sempre al Country Road, sempre con lui, Igor Pasin. È sempre con Tiziana, perciò vi aspettiamo qui alla prossima. Ciao! Che carino davvero. Allora, ciao Sara che ti sei collegata in questo momento, sicuramente starai correndo da una parte all'altra, come al solito ti chiamerò One Woman Machine perché è di tutto di più. Allora volevo ricordare a tutte le persone che si sono collegate adesso la grande notizia che ho dato a inizio puntata e quindi adesso Sara mi sverrà. Dovunque è seduta, salvate la data, save the date, dal 7 di maggio, che è un lunedì, per tutti i lunedì, da mezzanotte inizia The Country Voice in the Night. Con Igor Pasin saremo in diretta dal Country Road con
una selezione di videoclip musicali che saranno scelti e segnalati dai nostri grandi DJ. Faccio alcuni nomi soltanto: Giallo TX, Loris DJ, Renegade DJ. E oltre a offrirvi videoclip sul mondo della musica del ballo country, si parlerà. Vi forniremo di un numero di telefono, potrete anche telefonarci oppure semplicemente scriverci dal web e potrete parlare con Igor Pasin. Avremo anche degli ospiti in diretta, se non riescono a venire in studio cercheremo di telefonare loro, ci approntiamo tecnicamente per questo, quindi save the date, il 7 maggio sarà un grande appuntamento, parte questo grande nuovo progetto dal Country Road in diretta da mezzanotte, tutti i lunedì da mezzanotte, per raccontarci in punta di piedi, sottovoce, quello che abbiamo voglia di dirci per quanto riguarda il mondo country. Ed ora, dopo aver parlato col grande Igor Pasin, vorrei riproporvi dell'altra musica. Questa in realtà è una puntata dedicata interamente alla musica, forse perché ci avviciniamo a Pasqua, forse perché ci sono tanti progetti vicini che riguardano la musica. Dopo vi parlerò del Mondelli Stable perché non mi sono dimenticata, 31 marzo si è avvicinato ed ora vi voglio lasciare con un pezzettino, un altro frammento di un altro live di un grande artista. Mi piace in modo particolare perché usa le influenze ispaniole all'interno delle sue canzoni. Avete già capito, sto parlando di John Arthur Martinez durante un concerto live a Cavriago, Area Feste di Cavriago, Reggio Emilia, grazie ad Italian Country Family, e io ve lo dedico, John Arthur Martinez, per tutti noi. Mi sentite ora? Mi hanno confermato che non si sentiva l'audio. Ripartiamo. Allora, volevo dirvi che probabilmente ho usato una frequenza differente, per cui i video di musicali non riesco a farveli vedere, ma non vi preoccupate perché adesso, mentre vi faccio passare un altro speciale, li metterò in ordine perché un po' di buona musica ci vuole. Allora, vi dicevo che passiamo ad un altro grande appuntamento che abbiamo fisso nella nostra puntata, che è quello con la nostra Sara Albanese, scrittrice, poetessa, e anche qui c'è un'altra data da mettere nel calendario. Parliamo del 13 di maggio, la seconda domenica di maggio, dalle ore 18 vi aspettiamo alla libreria Lovat di Treviso per la presentazione del nuovo capolavoro di Sara Albanese, Alzate le dosi. Sicuramente non è un'opera che parla di country, l'avete giustamente capito dal titolo, ma è un'opera davvero molto importante. Parla di un malessere sociale molto attuale, molto forte, però, come dico sempre, raccontato con la stessa leggerezza ed eleganza che contraddistingue la nostra Sara Albanese. È proprio un inno alla vita, un urlo a riprendersela in mano e a ripartire dicendo appunto: io ci sono qui, sono viva e voglio vivere bene. E quindi vi invito tutti a venire per quel grande appuntamento. Poi ci saranno tanti amici lì con noi insieme a Sara, per cui per questo grande evento. Alzate le dosi, il 13 di maggio alla libreria Lovat di Villorba di Treviso. Ed ora, signori, vi lascio all'ottava freccia con Sara Albanese. Un saluto a tutti, benvenuti e bentornati a questa nuova puntata dell'Ottava Freccia. Vi parlerò oggi di una persona, di una donna un po' particolare, di cui probabilmente non avete mai sentito parlare fino ad ora. Il suo nome era Gaderi Dega Guita, questo in lingua Mohawk. Forse qualcuno di voi può averla sentita nominare con il suo nome di Lily of the Mohawks. Lei visse nel XVII secolo, esattamente tra il 1656 e il 1680, in un periodo molto difficile, molto, molto complicato, un periodo di malattie, un periodo di guerre. Guerre, tra l'altro, che in qualche modo per varie credenze popolari venivano ritenute dalla sua popolazione una conseguenza dell'azione dei missionari gesuiti, che vennero anche catturati, tra di loro vennero catturati, torturati, uccisi proprio nel villaggio e davanti agli occhi di Lily, chiamiamola così per semplicità. Perché oggi ricordiamo la vita di questa donna? Perché questa
questa donna è stata la prima, in realtà l'unica, nativa americana a diventare santa, ad essere dichiarata, ad essere proclamata santa cristiano-cattolica dalla Chiesa di Roma. Perché? Una vita estremamente particolare la sua, vissuta appunto inizialmente in una zona di grandi battaglie, di rivalità, sia tra tribù rivali nativo-americane, sia tra invasori, in modo particolare parliamo degli olandesi, dei francesi e degli inglesi. E tra varie battaglie purtroppo è scoppiata anche la malattia, il vaiolo, che ha decimato le popolazioni nativo-americane, di cui appunto i gesuiti vennero ritenuti responsabili appunto dei nativi americani. Lei stessa contrasse questa malattia in modo anche molto violento, fu in realtà l'unica sopravvissuta della sua famiglia, quindi rimase orfana e sola, e rimase tra le altre cose sfigurata, praticamente cieca e fortemente disabile. Venne quindi in qualche modo accolta, quindi diciamo adottata per così dire dallo zio che detestava totalmente i cristiani e che quindi le impedì assolutamente di professare qualsiasi forma di credo o di religione, mentre lei già da allora si sentiva vicina a quella che era la fede cristiana. Tanto che nel 1676, di nascosto, nella Pasqua in realtà del 1676, riesce a farsi battezzare e dopo questo importante evento nella sua vita si dice quantomeno che dovette percorrere 200 miglia circa scalza per raggiungere il primo insediamento cristiano, quindi una dedizione assolutamente totale. Ci sono state chiaramente molte reazioni diverse, forti e decisamente contrastanti. Qualcuno pensò che questo accogliere questa donna nativa americana da parte dei cristiani fosse in realtà una mossa strategica, o che fosse stato strategico anche da parte dei Mohawk per in qualche modo avere una forma di alleanza con l'invasore o comunque con quello che erano i rappresentanti della religione cristiana. Altri lo considerarono un tradimento, la popolazione stessa della nostra Lily non la prese particolarmente bene, in modo particolare lo zio che abbiamo detto era estremamente contrario alla cosa. Per qualcun altro invece si è trattata veramente di un'illuminazione e in un certo senso di una meravigliosa, di un meraviglioso punto di contatto tra i popoli e tra le religioni. Quello che sappiamo è che Lily, che venne poi battezzata con il nome di Caterina in ricordo di Caterina di Siena, percorse una vita di estremo sacrificio anche fisico. Si racconta che oltre a fare un voto di castità che è durato poi per tutta la sua vita, in qualche modo volesse anche cercare proprio quello che era il sacrificio della carne, il sacrificio del corpo, e quindi si mettesse i carboni ardenti tra le dita dei piedi, dormisse in un letto di spine, camminasse scalza volontariamente sulla neve. Diciamo che sicuramente era una forma estrema di cristianesimo, tanto che venne definito da tanti un cristianesimo indigeno, no? Quindi una sorta di fusione tra quelli che erano determinati rituali anche di iniziazione, per così dire, e con quello che invece potevano essere i dettami della Chiesa cristiana. Giovanni Paolo II nell'80 beatificò Caterina, che poi venne fatta santa da Benedetto XVI molto, molto dopo, nel 2012. Se ne parla ancora, si parla ancora di Caterina come di colei che ancora fu in grado di compiere dei miracoli. Appena dopo morta si dice che improvvisamente il suo viso completamente sfigurato dal vaiolo si trasformò e ritornò bello e fresco come prima della malattia, e si dice che sia stata in grado anche di compiere dei miracoli successivamente postumi, e in modo particolare riguardo a guarigioni appunto di persone malate.
C'è anche chi dice che sulla sua terra ancora oggi si senta come un'aura di santità in qualche modo. Oggi è considerata la santa patrona dell'ecologia, dell'ambiente, degli orfani, naturalmente essendo rimasta da sola, delle popolazioni native americane, essendo naturalmente l'unica rappresentante dei nativi americani tra i santi cristiani e di tutti coloro che sono in qualche modo ridicolizzati per la propria fede. Sicuramente è una figura che ci fa riflettere, sicuramente non sta a noi giudicare, meno di tutti a me, non è certo questa la sede per raccontare quello che possono essere o non essere le mie convinzioni religiose, che sicuramente non sono assolutamente importanti in questo momento. Di sicuro pensiamo a un po' di cose, ci domandiamo se è davvero necessario, canonizzare un punto di contatto tra le religioni dei popoli, se è effettivamente qualcosa di positivo o se veramente può essere qualcosa di propagandistico. Ci facciamo una domanda: se Caterina ha cambiato nome ed è diventata gesuita, in qualche maniera poteva essere rappresentata come una qualsiasi altra gesuita, e invece l'icona viene rappresentata ancora, sempre e comunque, con le trecce, gli abiti nativoamericani, da scuola vera e propria. E quindi era veramente così importante per una santa gesuita avere l'aspetto di una squaw? Forse serviva effettivamente come un'icona e serviva veramente come un simbolo a scopo, diciamo, strategico o in qualche maniera a scopo propagandistico? Oppure semplicemente era un modo per conservare la sua identità e per abbracciarla all'interno della Chiesa Cattolica, e quindi questo simbolo ha reso magari più forte magari un sentimento di unione e un sentimento di fusione tra due popoli. Ognuno di noi naturalmente può avere la sua opinione riguardo a questo. Di sicuro è un qualcosa su cui riflettere, di cui si parla magari non tanto spesso. Vi lascio con un grandissimo bacio, ci vediamo la settimana prossima con l'ottava freccia. Allora, scusate, ma dovevo salutare un sacco di persone e mi sono persa col cellulare. Allora, innanzitutto, sono rimasta davvero, vabbè che io rimango sempre emozionata di tutto ciò che mi racconta Sara e mi chiedo da dove trovi spunto per raccontarci tutte queste cose, da dove viene questa conoscenza. Io non so voi, aspetto i vostri commenti sul cellulare perché non credo di essere rimasta affascinata solo io da questo bellissimo racconto di questa bellissima santa. Poi sicuramente l'avrai preparato per la Pasqua, quindi Sara, grazie, grazie davvero. Però guarda, ti ringrazio tanto perché è stato bellissimo quello che ci hai raccontato. Io volevo salutare Vincenzo De Namles, che è collegato, e gli ricordo che aspetto ancora la coreo, dopo lo chiamo in diretta, dopo lo chiamo separatamente, non dalla diretta. E volevo salutare anche Gianlu Tix, Gianluca Palmisano, che è uno dei quattro dell'Ave Maria, nel senso che lui è stato messo in mezzo, in realtà è uno dei DJ che mi fornirà i video musicali per questo grande progetto che partirà il 7 di maggio. Saluto anche Maurizio Lodi che si è collegato in questo momento. Test, che sì, il test funziona. Vi ricordo anche a Vincenzo, se non lo sa, che dal 7 maggio parte un grande nuovo appuntamento. Saremo in diretta dal Country Road tutti i lunedì dalla mezzanotte in poi. Il programma si chiamerà The Country Voice in the Night e sarà con Igor Pasin. Più avremo ospiti oppure collegamenti telefonici, eccetera, ma sarà un programma di musica. Proporremo videoclip e ovviamente daremo anche un numero di telefono al quale potrete telefonare per fare domande a Igor anche sul web, semplicemente scrivendo. Quindi spargete la voce in giro. Presto, fra poco farò la locandina per promuovere questo grande appuntamento del lunedì sera, del lunedì notte, dal Country Road insieme a Igor Pasin, The Country Voice in the Night. Altra cosa che vi ricordo, quindi finito questo meraviglioso, come devo dire, puntata, intermezzo di Sara, vi ricordo il 13 di maggio alla libreria Lovat di Villorba di Treviso, tutti presenti, tutti sull'attenti perché Sara presenta il suo nuovo capolavoro. Le è costato davvero tanta fatica e tanto tempo che ci sta lavorando, ma è diventato davvero un grande capolavoro. E ci sarò anch'io e avrò l'onore di parlare con Sara di questo bellissimo libro.
alzate le dosi. Come ben capite dal titolo, non si parlerà solo di, non si parlerà di country, scusate, ma di un'altra cosa, però vale la pena davvero di venire, di essere presenti, perché è un libro davvero molto particolare. Quindi vi invito tutti il 13 di maggio, non prendete appuntamenti. E già sono due gli appuntamenti per maggio, quindi ragazzi, non. Poi, se i ragazzi che quest'anno si sono iscritti a Nerjoy, il ballo che unisce, mi riescono a dare tutte le coreografie, forse dal 1° di maggio parte anche Nerjoy sul sito di Radio Bruno, quindi vi aggiornerò, però quando saranno tutti pronti le coreografie sul sito di Radio Bruno, si darà il via, si pubblicherà la pagina, io vi dirò e potrete andare appunto sul sito a guardare le nuove coreo. Non saranno soltanto coreo di country, perché come dico sempre, Nerjoy è il ballo che unisce, quindi saranno coreo di tutte le scuole che quest'anno partecipano, si passerà dal country al latino, al liscio, a tutto quello che è. L'importante è che siano balli di gruppo semplici, affinché tutti possano ballarli, affinché tutti possano dire: ma che bello, ma dai, è facile, ma so fare anch'io, aspetta che mi iscrivo a scuola. L'obiettivo deve essere quello di unire le persone, di convogliare le persone a fare gruppo, a stare insieme, a divertirsi. Bene. Sono una persona curiosa, grazie mille a te, infatti era una puntata pasquale, buono e uova a tutti. Che carina che sei, Sara, scusa che non ti avevo letto prima. Allora, altro appuntamento importante, quello adesso, non ad aprile, quindi sabato, non prendete impegni, il 31 dovrebbe essere sabato, se non faccio dei danni, tutti al Mondelli Stable. C'è il tributo a John Denver, sarà Old Country e tributo a John Denver, sarà presente la John Denver Project Band e Stefano Dal Compare per questa grande serata dedicata appunto a John Denver. Io so che molti di voi andranno, io purtroppo non posso venire per problemi di famiglia, ma va bene così, confido in voi che facciate delle gran belle riprese da poi mandarmi, così le metterò in puntata. Vi voglio ricordare anche un'altra cosa molto bella, il nostro programma nato qui sul web in diretta tutti i mercoledì sera è diventata poi una trasmissione televisiva, si vede su Video Brescia tutte le domeniche sere dalle ore 22 e sta avendo molto successo. Io vi ringrazio davvero perché vi collegate e guardate anche la trasmissione, che ovvio che è più bella, è meno colloquiale, più istituzionale, perché comunque ci sono solo io che faccio dei monologhi, però gli speciali li infilo, cioè sono molto belli, però qui è un po' più a dialogo. Però è anche bello che siamo in TV, ecco, è la prima trasmissione italiana in TV di country e credo che dobbiamo esserne fieri. Bene, dopo Sara Albanese di solito c'è la nostra maestra Marilu Teseo di Italian Country Family. Siccome i passettini lei un po' ce li ha spiegati tutti, quelli ini ini che poi noi dobbiamo essere bravi ad unire per fare le coreografie, vi lascio con questo tutorial ballo. Pensate, si chiama Lost Highway ed è il ballo grazie al quale io ho conosciuto Marilu Teseo, Loris DJ, tutta la magica banda di Italian Country Family, la magica banda della Family. Perché? Perché è successo qualche anno fa, grazie a Mirko Cattani, che io saluto, al quale mando un bacio, il grande Catta, cercavo scuole di country da mettere in Nerjoy, il ballo che unisce, perché appunto essendo il ballo che unisce volevo abbracciare più discipline possibili, e Catta mi presentò Marilu Teseo e fece questa coreografia appositamente per il primo anno che partecipò ad Nerjoy. Poi ci fu amore a prima vista e da allora lo facciamo fisso ogni anno, e questa è proprio la sua prima coreo, la coreo con la quale ha iniziato questa grande avventura di Nerjoy, il ballo che unisce, con la quale, dalla quale poi è nato tutto, la collaborazione, le puntate in TV, l'amicizia, quant'altro. Quindi grazie ancora a Marilu e a Loris, che hanno fortemente avuto fiducia in me e che ogni volta che alzano il telefono mi dico di sì, chiedo scusa e chiedo venia, e vi lascio con questa bellissima Lost Highway by Marilu Teseo, Italian Country Family. Another song to play today. Well, everybody knows that it's not easy to find a way. Ciao, sono Marilu, loro sono i favolosi ragazzi dell'Italian Country Family. Stasera insegnerò un ballo semplicissimo, adatto a tutti, anche a coloro che non hanno mai ballato, e quindi adattissimo ai principianti. Si chiama Lost Highway, l'ho scritto io su un pezzo così trovato da Loris, che piaceva a lui. Sono 32 tempi, 4 muri, no tag, no restart, semplice semplice. Ok, iniziamo con la spiegazione. Ok ragazzi, allora cominciamo con un passo slide di destro in avanti, 1, 2, 3 e scuff, di sinistro, 5, 6, 7, scuff,
Con questo scaff iniziamo un jacksbox girandoci di un quarto a destra. 1, 2, 3 e 4. Ok? Adesso abbiamo un rock step avanti di destro. Rock step, riporto il peso sulla sinistra, indietro di destra un altro rock step. Rock step, peso sulla sinistra. Ok? Adesso facciamo un passo vine verso destra, quindi apro, incrocio dietro, apro e touch. Adesso faccio un'apertura laterale verso sinistra con un touch di destro. Apro e touch, apertura verso destra con touch sinistro, apro e touch. E adesso faccio un rolling vine, quindi in quattro tempi faccio un giro completo, partendo di sinistra ovviamente. 1, 2, 3 e di nuovo touch di destro. Ci siamo? Adesso facciamo un passo in avanti in diagonale di destro, facendo un touch di sinistro, avanti e touch, torno indietro di sinistro e faccio un touch di destro. Qua è finito, quindi il primo muro l'abbiamo fatto, procediamo col secondo, tutto da capo, ok? Vi chiamo i conti, ci siamo? 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is a lost highway. Must be right as I've been driving for years. It is just beyond my sight. I'm too far gone to be turning around, so I just look ahead. Fine. Bravi. Another song to play today. Well, everybody knows it means that it's easy to find a way. Allora, questa era Lost Highway, bellissimo, è stato davvero un piacere rivivere questa bellissima coreografia che appunto Italian Country Family, Marilu, fece per me e mi fa tanto piacere. Poi vi dirò, vi confesso che nel riguardare la situazione mi ricordo che mi fecero anche provare, quindi io ho il backstage, che poi magari una volta o l'altra lo tiro fuori così ridete che vi schiantate, ho il backstage di Marilu che mi insegna e c'eravamo io, Catta e Max che provavamo a imbastire i passi. Secondo me Loris e la Marilu quella sera hanno riso che si sono schiantati. Però detto ciò, devo tornare seria. Sara, hai ragione. Allora Sara vuole ringraziare pubblicamente Igor Pasin e Stefano Bandini per le bellissime parole che hanno avuto per lei nella scorsa puntata, perché effettivamente hanno detto parole vere, io ero presente, le hanno dette davvero col cuore. Poi c'è stato un attimo che magari da fuori non si è visto perché è stata ilare dall'inizio alla fine questa puntata, ma vi posso garantire che alle volte ci sono stati dei momenti di emozione a tal punto che avevano i goccioloni, anche quando Stefano ha parlato di Anna, no? Della persona bella che è Anna Taroni della scuola, appunto Cressy Bulls eccetera, e alla fine di tutto vedete sembrano due persone, no, capito, sempre che stanno al gioco, che scherzano, che ridono eccetera, invece poi gli parte la commozione, si vede che si incrina un po' l'occhio. Quindi è stato molto bello quando hanno parlato piacevolmente di Sara Albanese, tutti e due erano davvero molto fieri di te Sara, quindi è bello insomma condividere queste cose. Alla fine di tutto siamo bersagliati da notizie negative, il telegiornale negativo, l'amica ci racconta cose negative, è tutto negativo. Le cose positive ce le vogliamo a dire? Iniziamo da questa puntata, iniziamo da queste occasioni, da queste opportunità di diretta insieme, di confronto insieme.
insieme cominciamoci a dire le cose belle, la qualità, i complimenti, basta con le cose brutte sempre. Oh, detto ciò, io adesso vi porto in un'altra spezzone. Anni fa, vi parlo di qualche tempo fa, un altro grande della musica, a me piacque molto anche come suonava eccetera, Tony Lewis and Stamp Band, ed è un altro live tratto da Cavriago, e io ne ricavai 4-5 pezzettini, perché la serata è stata davvero molto lunga. Peraltro lui si prestò moltissimo a fare l'intervista a me. La cosa buffa, penso di avervelo già detto tempo fa, la cosa buffa è che provai tutti i microfoni, perché lui oltretutto cercava di parlare l'italiano, che è bravissimo, e non voleva essere tradotto dall'inglese, no? E gli diedi il microfono, facemmo tutte le prove, eccetera, solo che era wireless. Arrivò il momento di intervistarlo, intanto la gente entrava in sala probabilmente con i troppi cellulari accesi o non so che cosa ci fu, dopo tutte le prove furono vanificate, perché io feci l'intervista completamente lui senza voce, nel senso che il suo microfono non andò, il mio sì ma il suo no. Mortificatissima, non sapevo come fare a spiegarglielo, glielo dissi, lui si prestò, mi fece una seconda intervista, anche la seconda intervista il suo microfono non andò, e io ho lo spezzone dove lui dice: iniziamo con l'intervista, partiamo, che si sente perfetto. Nel momento in cui io parto col mio e dico ok, siamo qui con Tony Lewis, lui comincia a parlare afono il suo microfono, io non lo so, si vede che c'era un fantasmino. Quindi la cosa bella qual è stata? Che lui mi ha detto: non importa, si sente anche se in lontananza, mettici sotto le parole che scorrono. E creai questa intervista, che in realtà non vi ho mai proposto tanto, perché appunto non mi sembra tanto carina, ma lui fu così tanto, non mi sembra tanto carina perché non ha l'audio giusto, era una cosa di qualità, era un segno di rispetto per la qualità insomma dell'audio del video, anche per Tony Lewis, ma lui mi disse no, mandali l'onda perché mi piace. Quindi io l'ho montato questo pezzettino e ve lo dedico per tutti voi. Quindi Tony Lewis e Staff Love, direttamente dal live di Cavriago, Reggio Emilia, qualche anno fa. You take care of yourself. Don't worry about me, I'll be fine. Looks a little like rain, lady, sure has been kind. Differenza ad oggi fra la musica country in America e quella in Europa. Ritardo, ma siamo sempre a cascata, giustamente, dal paese di origine della musica country. Relationships easy, they love a give and take. Lord knows I wish sometimes for saying fight. Finding fault and point fingers just leave to a heartbreak. Better lies my road, I search my soul. E da voi ci sono tante scuole di country come in Italia, o ci sono più artisti come te che fanno serate di country dove la gente va e sta a sedere e li ascolta, quindi concerti?
Well, it's all your fault. You're the one to blame. Put up with all your craziness. This is a dumb two-way end. But it's all your fault. You're the one to blame. I put up with all your craziness. I must have been insane. Maybe it ain't PC, the paper taken from me. I think I need a full replacement part. Well, it's all your fault. You're the one to blame. I put up with all your crazy shit. I must have been insane. Beh, che dire, a me è piaciuto molto come personaggio Tony Lewis, e ho altri pezzettini da mostrarvi, e ripeto, è stato cortesissimo, mi dispiace solo per l'intervista appunto che va letta, perché lui ci teneva a non essere doppiato per il fatto che appunto parlava in italiano, era fiero insomma di saper parlare italiano. Io volevo ringraziare Maurizio Lodi, che ha detto che la Sara ha il sole che risplende interiormente in lei, che è vero, perché poi comunque Sara è il sole, anche il colore del viso, i capelli, proprio il colore della persona, è il sole, è raggiante, poi quando sorride risplende, illumina tutti. Sara, è vero, lo dico, non posso dire le bugie, mi si allunga il naso, più di così non passo più dalla porta, già che ce l'ho lungo, va bene così. Allora, dopo Tony Lewis, io vorrei farvi ballare, siccome siamo addirittura d'arrivo in tante cose meravigliose, al di là della Pasqua che appunto sta arrivando, e io vi faccio gli auguri di cuore a tutti voi, più che altro che sia serena, di relax, che sia con le persone che amate di più, ve lo auguro di cuore. Però vi ricordo il 31 sera al Mondelli Stable, questo grande appuntamento dedicato all'Old Country e a John Denver, appunto con il John Denver Project Band e Stefano Dal Compare, questa grande serata. Vi voglio portare al Mondelli Stable, quando sono andata all'evento Dobro in Friends qualche tempo fa, e volevo farvi ballare di coppia. Vi regalo una Changing Dance, se l'ho presa bene, perché appunto la sto montando sul momento, questa puntata è andata così, e proprio per respirare un po' di ballo dal Mondelli Stable, proprio in occasione del 31 marzo, che c'è questo grande evento dedicato a John Denver. L'ho salutato Stefano Danelon, un bacione grandissimo se non l'ho ancora fatto, scusami, vai!
Come avete visto, era proprio soltanto un pezzettino di questa changing dance, di questa, non ho ben capito, una danza, basta, un ballo di coppia, ecco, non parlo più, scusatemi davvero tanto, ma voi lo sapete che io faccio soltanto il trade union fra un grande professionista ed un altro. In realtà di country ne so davvero poco, sto imparando un po' alla volta grazie a tutte queste splendide persone che mi circondano. Allora, siamo in dirittura d'arrivo, grazie Sara che ci vuoi bene, abbiamo detto soltanto la verità, abbiamo ricordato il 31 marzo che è la data più vicina per il Mondelli Stable, questo grande tributo a John Denver, però io vi voglio ricordare anche due grandi date che poi ve le ricorderò allo sfinimento perché sono due date a cui tengo tantissimo. Una è il 7 di maggio, il lunedì, inizia il lunedì notte, una grande rubrica, un grande evento con Igor Pasin direttamente dal Country Road, The Country Voice in the Night. Sarà un appuntamento dedicato alla musica con grandi DJ che ci segnaleranno i loro videoclip più diciamo più amati, e noi trasmetteremo questi videoclip, ma si parlerà anche in diretta, vi forniremo di un numero di telefono, potrete telefonare e fare domande direttamente a Igor Pasin oppure anche dal web. Speriamo di avere anche ospiti perché l'orario è un po' tardi, però magari anche soltanto tramite telefono stiamo organizzandoci, quindi segnatevi questa grande data, questo grande debutto il 7 di maggio da mezzanotte in diretta dal Country Road per The Country Voice in the Night. L'altro grande appuntamento di maggio è sempre il 13, seconda domenica di maggio, per la grande presentazione di Alzate le Dosi, il capolavoro di Sara Albanese. Non si parla di mondo country e forse non è il caso di portare bambini, perché si parla di temi attuali molto forti, di un malessere sociale che è molto evidente, ma è proprio un inno alla vita, un grido a riprendersi quello che è proprio e a reagire dalla magica penna sempre di Sara Albanese. Ed ora proseguo in questa puntata pre-pasquale, parliamo di musica. Lo so che ve l'ho fatto sentire tempo fa, ma mi piace un sacco. Questa è Amarillo Morning di George Strait, che è interpretata magnificamente da John Arthur Martinez. Quello che mi piace di lui, l'ho detto all'inizio puntata, è il fatto che interpreta metà canzoni in inglese e metà canzoni in spagnolo, ed è una roba meravigliosa, almeno a mio parere, tocca delle corde davvero molto importanti. Signori, per tutti voi ve lo dedico con tutto il cuore. Da fare, sono delusissima perché non riesco a far andare l'audio dei video dei concerti live, non so cosa è successo, quindi dovrò provvedere a guardare che cosa ho combinato in questa puntata pre-pasquale, che però è stata densa comunque di bellissimi interventi. Grazie Sara per il tuo intervento davvero meraviglioso, e ovviamente grazie anche a Tony Lewis, grazie a Marilu Teseo che ci ha insegnato Lost Highway, bellissima coreografia, e anche
a tutti, a John, a Igor Pasin, che ha iniziato la puntata parlandoci di musica e ballo. Io mi prometto di guardare come mai il mio computer questa volta, avevo tanta voglia di musica ma non sono riuscita a darvela, a regalarvela, se non lo speciale dei Dobro and Friends. Quindi mi tocca chiudere questa grande puntata, anche perché siamo giunti a chiusura del nostro tempo a disposizione, ricordandovi cosa? 31 di marzo, tutti al Mondelli Stable per questo grande tributo a John Denver. Ripeto, sarà presente la John Denver Project Band e Stefano Dal Compare. Tutti al Mondelli Stable, un grande bacio a Stefano D'Alenon. Lo chiedo in diretta sia a Stefano che a Sara se mi fate delle riprese, poi dopo io le mando davvero volentieri qui su questo canale. Vi ricordo, save the date, il 7 di maggio inizia questo grande appuntamento direttamente dalla Country Road, in diretta da mezzanotte tutti i lunedì sera, per parlare di musica con un grande, appunto Igor Pasin. Avremo ospiti in studio e avremo dei bellissimi videoclip da proporvi di musica grazie ai nostri grandi DJ che stanno già scartabellando nel loro grande archivio. Parlo di Loris DJ, di Giallutix, di DJ Renegade ed altri. Quindi vi aspettiamo il 7 di maggio tutti sul web. Vi forniremo anche un numero di telefono al quale potrete telefonare per fare appunto tutte le domande che vorrete ad Igor Pasin. Vi ricordo, la domenica dalle ore 22 siamo in TV. Questo è il primo programma country in TV nazionale e siamo davvero contenti. Ci trasmette Video Brescia per tutti gli amici della Lombardia al canale 273. Dalle ore 22 siamo in TV. E io vi aspetto mercoledì prossimo per un'altra puntata in diretta. Ma mi sa che cercherò qualche altro collega col quale trasmettere, visto com'è andata bene la puntata di mercoledì scorso dal Country Road insieme al magico Stefano Bandini dei Crazy Bulls e insieme a Igor Pasin. Che con Stefano Bandini dei Crazy Bulls, vi do una chicchina, ci vediamo domani pomeriggio. Non vi dico altro, ma preparatevi perché sarà anche questa una grande cosa. Intanto aspetto che Giallutix mi dica che è pronto, perché anche con lui dobbiamo fare un grande esperimento. E che dire, non c'entra nulla col country, ma se volete ascoltare musica, parlo di Caraibi, quindi musica caraibica, latinoamericana, danza sportiva e zumba, io vi aspetto domani sera dalle ore 22, siamo in diretta dal 112 Caffè nei pressi di Ravenna, San Pietro in Campiano, in provincia di Ravenna, e dalle ore 22 insieme allo zin Omar Ravaioli parleremo di ballo e di musica, e si vincono anche dei premi, quindi collegatevi perché potreste rischiare di vincere uno spritz o un cappuccino. Maurizio era presente, Maurizio Lodi, e quindi lo sa. Io saluto i ragazzi che si sono collegati in questo momento, purtroppo a chiusura di puntata, Claudio Menghi, un bacio grandissimo a tutti voi, tanti carissimi auguri di una Pasqua davvero serena e meravigliosa. Il primo di aprile noi siamo sempre in TV col nostro programma Prossima Fermata Liscio, quindi se volete vederci siamo in diretta sempre su questa pagina, ma se volete vederci, chi ama il mondo del ballo e della musica, del folk romagnolo, si colleghi su Super TV, tutta la rete nazionale, guardate sul nostro sito che è www.passesuoni.net per vedere il canale ufficiale e ci vede in TV, ci vede in TV, di solito il Veneto e l'Emilia Romagna è il canale 115, siamo in TV dalle 12:40. E ovviamente domenica siamo in TV, domenica sera alle ore 22 con il nostro Country Live su Video Brescia. Che dire, grazie di cuore, vi mando un bacio enorme. Se volete vedere le puntate finora trasmesse avete due opportunità: o il nostro sito ufficiale che è www.countrylive-webtv.net, poi ve lo scrivo alla fine della puntata e lì nel nostro sito trovate di tutto, le interviste, gli speciali finora realizzati, oppure il canale YouTube ufficiale, che è anche questo, racchiude tutte le puntate che pubblichiamo ogni volta, e il canale YouTube è sempre Passi e Suoni Playa Latina Country Live Web TV, un nome così lungo perché racchiude tutte e tre le web TV tematiche che gestisco dedicate al mondo del ballo e della musica. Io vi ringrazio per essere stati con noi, mando un bacio grandissimo a Sara, a Stefano Franchetto, a Giallutix, a Vincenzo e Monica dell'Amles, a Maurizio Lodi, a Claudio Menghi, a tutte le persone che si sono collegate, chiedendo scusa se mi sono scorsi i nomi quindi non riesco più a vedervi. Vi aspetto domenica, il giorno di Pasqua, in TV, e se in altro, e per il resto vi aspetto sabato sera al Mondelli Stable. Vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo la prossima settimana. Buon proseguimento di serata e buona Pasqua a tutti voi. Grazie, ciao!